Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, come la maglietta di oggi dei ragazzi, felice di stare lassù. E quindi che cantiamo? Salutate la capolista! Salutate la capolista! Rossanera, amica vicina del Marietto, Udinese 1, Milan 2, Udinese 1, Milan 2, Milan in testa alla classifica per la terza giornata consecutiva, 16 punti, 5 vittorie, un pareggio. E ai signori giornalisti cazzari che vogliono sempre spargere merdukola della loro ignoranza proprio suprema, il Milan anche oggi per la 24esima partita di fila è uscito indenne. 17 vittorie, 7 pareggi, 0 sconfitte. Shh, zitti, tutti, tutti, tutti dovete stare zitti, perché questo è un grande Milan, perché anche questa sera ha dimostrato di essere la squadra che quest'anno sarà la squadra da battere, e ve lo sto dicendo da settimane. E incominciamo subito a analizzare questa cosa perché sono eccitatissimo, ma comunque ragazzi, Franco Chessy, che gol ha fatto Ibra! Dio mio, Zlatan, che gol ha fatto la prima, che gol ha fatto. Ragazzi, veramente, io sono eccitatissimo, sto godendo come un riccio, ma proprio la faccia di quei gufacci maledetti. Guarda, quest'anno ci toglieremo, ragazzi, tante di quelle soddisfazioni che neanche voi immaginate, ce le prendiamo proprio tutte con gli interessi dopo tutti questi anni, ma veramente, quindi grandi, 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 che Milan, ragazzi, grandi. E niente ragazzi, allora, al decimo già il Milan è andato vicino al gol con Selemaekers su un passaggio di Leao, veramente che Leao l'ho visto anche pimpante stasera e tra l'altro in generale posso dire adesso senza che voi sapete che io non dico i voti, le valutazioni, queste cose, ma in generale la squadra è veramente tosta. Ha avuto solo un momento veramente in cui è calata dopo la mezz'ora del primo tempo, ma era normale, fisiologico, ragazzi, stiamo giocando ogni 3 giorni e da 24 partite che non perdiamo, ma che cacchio vogliamo? Che cacchio vogliamo? Siamo riusciti a ribaltare dopo un rigore all'inizio del secondo tempo, un 1-1 veramente che, cioè ormai sembrava che la partita stesse prendendo altri versi, e invece l'abbiamo ribaltata con l'entrata poi di Tonali, che l'ho visto benissimo stasera, così Brahim Diaz, e poi per arrivare all'apogeo di Ibra, veramente un gol spettacolare. Ma il primo gol ne vogliamo parlare, con quell'assist di Bennacer per Ibra. Ibra gliela mette là dietro, arriva come un carro armato, boom! E bomba di Chessy lì che becca attraversa gol, cioè impressionante. Poi andando avanti, perché ragazzi, le cose me le sono dovute appuntare. Ricordiamoci che abbiamo avuto quasi il 60% di possesso palla. Questo non è un dato da poco. E poi sul signor Zlatan, il vecchio Ibrahimovic. Madonna, come rosicano tutti, come rosicano. Grande Zlatan, Dio mio. Allora, praticamente ha fatto già 14 gol. Più 5 assist in 19 partite dal dopo lockdown. È il primo e secondo c'è Caputo e terzo Cristiano Ronaldo. Cioè c'è dei numeri pazzeschi. Sesta partita di fila che ha segnato Zlatan e 8 partite, 7 gol. Ma che cacchio, ragazzi, ma questo gli doveva fare un contratto, cioè proprio, sai quando vai a firmare i contratti così, in bianco, dici, vabbè, quello che vuoi, resta fino a quando vuoi, perché io un giocatore così, secondo me, fino a 50 anni, questo regge, perché è impressionante, al 90esimo l'ho visto venire a recuperare una palla dietro, ma dai, ma questo è proprio il simbolo per tutti quelli che amano il calcio, i ragazzi, dice, vuoi diventare un professionista? Segui paro paro quello che fa Zlatan, perché veramente arrivare a quell'età con questa veramente forza fisica, con questa determinazione e soprattutto con questa classe, quel gol è venuto veramente alla fine, cioè su quella rovesciata in volée, cioè solo un genio può fare un gol del genere all'82esimo che ci ha fatto vincere questa ennesima partita.
I cambi, secondo me, di Tonali e Brahim Diaz sono stati molto positivi, perché comunque c'era un Bennacer e Selem Kers che chiaramente anche loro giocando molto di più rispetto agli altri si vedeva che erano un po' in discesa, soprattutto nel secondo tempo, quindi secondo me sono stati cambi molto interessanti. Così anche l'entrata poi, cioè da dire, Rebic è tornato, questa è una bellissima notizia, e tra l'altro è andato anche vicino anche al gol, ha cercato comunque aprire degli spazi, la sua entrata è stata molto positiva, così come Dalot ha fatto il suo, anche se Calabria non ha disdegnato neanche questa sera. In ogni caso io ho visto, ragazzi, una squadra spettacolare, perché adesso con il primo posto, che anche questo fine settimana finiremo con il Milan primo in classifica, alla faccia di tutti coloro che vogliono trovare sempre il puntino nero in questo Milan, che è una macchina perfetta in questo momento, magari ancora qualche sbavatura, ma comunque normale nel processo di crescita che sta andando oltre ogni più nostra rosea aspettativa, cioè che mi dica qualcuno il contrario. Quindi 16 punti, 14 gol fatti, 5 subiti, 5 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, 24 partite dopo il lockdown senza una sconfitta. Ma di che vogliamo parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? Se poi vogliamo analizzare giocatore per giocatore stasera, ditemi voi a chi date l'insufficienza in questa squadra. Può esserci qualcuno che magari un po' meno agli altri, ma è una squadra che comunque nel complesso, cioè si vede che i 90, 95 minuti con recupero, quello che è, comunque tiene botta. Io quando era anche che ha pareggiato l'Udinese, dentro di me sentivo, dico, lo vedo, perché la squadra teneva botta, cioè non ho mai avuto comunque il presentimento di sentire la paura che stiamo subendo, questi mo ci segnano. Sono onesto, io ho detto non lo so. Poi quando è entrato anche Tonali, Rebic, Brahim, ho detto qualcosa cambierà. E infatti veramente questo gol, che comunque è nato, ripeto, da una magia di Ibra, nel collettivo comunque della squadra, il Milan se l'è giocata fino alla fine. Cioè abbiamo avuto degli sprazzi di gioco, non so, soprattutto il primo tempo, la prima mezz'ora, cioè tic tac, tic tac, tic tac, mi emozionavo, saltavo dalla mia sedia, cioè proprio ogni 2 secondi dicevo madonna mia, cioè mi emozionano a me queste cose, e da anni che non le vedevamo. Quindi io sono super contento, ragazzi, ma sono super contento. Dobbiamo gioire, perché il Milan in questo momento è la realtà più bella che c'è in Italia. È inutile che ci giriamo attorno, siamo al primo posto in Serie A, siamo al primo posto in Europa League e siamo al primo posto del punteggio generale di tutte le squadre di Serie A nell'arco del 2020. Quindi a tutti gli altri, anche se vi dicono qualcosa sul Milan o leggete qualcosa sul Milan, fategli solo questo: shh, guarda i dati e state cheat, come direbbero in Puglia, mi raccomando. Quindi ragazzi, con il diavolo sempre nel cuore rosso nero, il Forza Milan sempre, ovunque e comunque, vi invito a iscrivervi a questo canale, mi raccomando, perché la comunità e la tribù sta crescendo, con campanella attiva, like di sostegno, condivisione nei vostri social, e dal vostro Marietto Milanista ci vediamo qui sul mio canale domani alla prossima con questo grande Milan che ci sta facendo impazzire di gioia. Godo, godo, godo. Ciao!